Sottosegretario, vengo subito da lei perché, insomma, è inutile dire che si tratta di commemorazioni che sono state accompagnate da tante polemiche proprio sul tema della giustizia, dopo, insomma, le dichiarazioni di Nordio, su cui poi la Premier in questi giorni ha gettato appunto acqua sul fuoco, ha detto non sono al momento temi prioritari, però, insomma, è indubbio che queste polemiche stanno accompagnando questa visita della Premier Meloni a Palermo. Il punto su No, questo, su guardi, quello che appunto ha detto Nordio nei giorni scorsi, questione superata nel governo, qual è il punto, lo stato dell'arte su questo? io ho trovato un po' stucchevole il tentativo di strumentalizzare un po' le parole del ministro Nordio, che sono state ampiamente chiarite dallo stesso ministro, ma dal sottosegretario Mantovano, con grande chiarezza rispetto al concorso esterno. Credo che il governo sin dall'inizio ha deciso di chiarire da che parte stava, e certamente non sta dalla parte di chi ha dichiarato guerra allo Stato, salvaguardando quello che è un impianto importantissimo come l'ergastolo ostativo. Potremmo parlare del 41 bis, tutta la politica sui beni confiscati, la vicinanza ai tanti magistrati rispetto anche alla cottura di tanti boss, a partire da Matteo Messina Denaro. Io credo che le polemiche in questa fase non dovrebbero esserci rispetto ad una classe politica dove abbiamo registrato anche negli ultimi anni, spesso ha fatto anche qualche passo indietro e una forma di arretramento. Voglio ricordare che in fase di Covid molti boss sono tornati a casa per paura del contagio, non per il contagio. Voglio immaginare ovviamente che ci sia la responsabilità di una politica che non si metta sempre dalla parte di chi ha l'umanità da vendere piuttosto che la solidarietà. Insomma, credo che da questo punto di vista noi abbiamo un impegno con la nostra storia, una storia fatta di identità che ha visto Giorgia Meloni scendere in campo, in politica, all'indomani di queste stragi, probabilmente per me qualche annetto prima, considerato, insomma, la differenza anagrafica, e soprattutto sappiamo che la mafia vive di simboli e spesso queste polemiche non fanno altro che aiutare la criminalità che si è evoluta, che è cambiata, che va raccontata a inserirsi in alcune situazioni. Quindi credo che da questo punto di vista nessuno ci può dare delle lezioni su come si fa il contrasto o da che parte stiamo. Diceva appunto la nostra inviata Laura Tangherlini, ricordava anche quelli che sono gli appuntamenti del pomeriggio, ci saranno cortei, manifestazioni a cui la Premier non partecipa, e anche su questo ci sono state in queste ore molte polemiche. C'è chi ha detto che non partecipa perché vuole evitare contestazioni, non desidera parlare con i giornalisti, altri hanno parlato di questioni di ordine pubblico. Ricordiamoci che, insomma, la figura di Borsellino l'ha detto la stessa Premier anche nello stesso discorso di insediamento, è una figura che fa parte del suo pantheon. Allora, perché la Premier non sarà a queste celebrazioni che ci saranno appunto in serata a Palermo? Ma guardi, credo che nella lettera che ha inviato al Corriere della Sera abbia chiarito, per problemi di impegni concomitanti, con l'orgoglio ovviamente di un'iniziativa che nasce, voglio ricordarlo a me stesso, da sull'idea di un comitato, ma anche di un dirigente del FUAN che, insomma, ha visto nel corso degli anni gradimento da parte della gente. Credo che tutto si possa dire a Giorgia Meloni rispetto alle contestazioni. Fino ad oggi vediamo, insomma, dovunque va il gradimento del cittadino, anche perché il cittadino ha compreso chiaramente quello che ha fatto sin dal suo insediamento. Penso alla riforma Cartabia, per la quale ovviamente si sono dovuti apportare dei correttivi affinché l'improcedibilità non mandasse al macero tanti processi, perché parliamo sempre ovviamente di quel garantismo che però deve vedere anche riconosciuto alle vittime quello stato di vittime che troppo spesso, anche a causa delle pene non certe, e invece ci vorrebbero pene certe rispetto a determinati episodi criminali, io credo che, insomma, non ci possa essere nessuna forma di contestazione. Ripeto, una strumentalizzazione fine a se stessa, una strumentalizzazione che, per quanto ci riguarda, rimandiamo al mittente, pensando ad una riforma della giustizia che magari rispetto alla comunicazione può essere stata intempestiva, ma che sta mettendo mani anche a quella sentenza, in qualche modo, della Corte Costituzionale, dove dobbiamo capire qual è il profilo e come deve essere interpretata quella stessa, devo dire, sentenza rispetto ai reati, legati alla criminalità organizzata. Io credo che Giorgia Meloni intanto sta presiedendo un comitato di ordine e sicurezza, che è una cosa fondamentale per capire questo. Abbiamo sempre detto che non è sufficiente solo la repressione, lo diceva Borsellino, che oggi siamo qui a ricordare.
dobbiamo raccontare le mafie come sono cambiate, quale è finita l'epoca stragista, ma c'è anche una zona grigia che in qualche modo consente alle mafie di guardare sempre agli appetiti economici in modo più silente e sotterraneo, ma anche più pervasivo, ricordando ovviamente i magistrati, gli uomini e le donne della scorta. Dobbiamo anche pensare, insomma, che il cittadino vuole ritrovare nelle istituzioni quella fiducia che, devo dire, negli ultimi anni, proprio per alcune parti e settori della giustizia, voglio ricordare il caso Palamara, probabilmente ha visto qualche indecisione anche giusta. Sicuramente. Volevo farle una domanda appunto a cui insomma non so se può in qualche modo aiutarmi a cioè se può risponderci in quanto rappresentante appunto del governo, perché in queste ore purtroppo è arrivata anche una notizia dall'Egitto, una notizia che riguarda Patrick Zaki, il giovane ricercatore, lo ricorderete, insomma la sua vicenda ce ne siamo tanto occupati, studente a Bologna, insomma è arrivata la condanna a 3 anni di carcere, adesso si spera nella grazia. Ricordiamo che Zaki ha già scontato 22 mesi e insomma con questa condanna che è definitiva e arriva proprio dall'Egitto resterebbero 14 mesi da scontare. Sottosegretario, lei mi può dire se in qualche modo il governo sta lavorando a questo caso per arrivare ad una soluzione positiva, come tra l'altro ha auspicato la stessa Premier? L'ipotesi sarebbe appunto quella di una grazia da parte di Al-Sisi. Ma guardi, credo che il governo non abbia mai smesso di lavorare su questo argomento, su questo episodio, insomma non so nel particolare, questo dovremmo chiederlo eventualmente al Ministro Tajani. Certo. Auspico ovviamente che anche questa vicenda possa vedere però anche un esempio. Oggi noi stiamo parlando di regole, di esempi, di tutto ciò che in qualche modo deve essere fondante per un mondo differente che riguardi i giovani. Io pensavo poc'anzi a quando qualche movimento politico ha detto che Moro è stato ucciso dalla mafia. Faccio un esempio per dire che raccontare significa in qualche modo dare anche una chiarezza di tutte le pagine buie di questo nostro paese, della nostra storia, e a questo ovviamente auspichiamo, insomma, che ci sia quella mediazione giusta, ma nello stesso anche un giusto esempio, perché parliamo anche di una persona che ha perso la vita e per la quale non ci si può girare dall'altra parte. Chiudo soltanto facendo un piccolo passaggio, perché noi oggi ricordiamo che gli uomini e le donne delle scorte, sì, noi ci siamo insediati e in pochissimo tempo abbiamo operato un bilancio, devo dire anche in modo, devo dire, però guardando a quei pilastri dello Stato che vedono gli uomini e le donne, quindi la parte che riguarda i presidi di polizia piuttosto che di altre forze armate, con un impegno importante in bilancio per l'anno corrente di 90 milioni, che diventerà 95 il 2024-2025, che diventerà 135 dal 2033, che significa organici dopo un turnover bloccato per 20 anni per uomini e donne sul controllo del territorio, perché riguarda anche la parte della polizia giudiziaria. E questo, insomma, voglio anche ricordare, credo che non dobbiamo, che mi auguro che l'esempio di Livatino piuttosto che di Borsellino, di Falcone, dei tanti uomini o delle forze dell'ordine siano il vero esempio per i nostri giovani.